Buongiorno, benvenuti e bentornati in un nuovo vlog. Stamattina è 17 luglio e sono già le 9:48. Noi abbiamo già fatto colazione e tutto. Io sto controllando un attimo. Vuoi dimmi? Parli italiano? Mi ricordo quando era il compleanno di Jacopo, che era l'ora della torta. Jacopo si mangiava la panna. Ti ricordi come si mangiava la panna? Quel monello! Attento che va fuori, vieni qua mamma. Comunque abbiamo, vi stavo dicendo, abbiamo fatto già colazione tutto. Sono le 9:49 oramai. Sto mettendo appunto online il vlog. Questo qui di sabato e domenica. Te l'ho detto che non doveva mandarci, che Giuseppe non mi ascolta mai, non doveva andare al mare. Comunque niente, io mi sono già vestita. E dopo mi vado a dare una sistemata alla faccia. E niente, stamattina siamo a casa. Dovevo andare da mia nonna che mi ha chiamato, che aveva fatto le pannocchie per i bambini. Però non vado perché non posso andare. Niente, fa caldissimo. Io ho fatto già il mio letto. La cameretta dei bambini non, è meglio che non la guardo proprio. Però non vorrei le scemenze dietro. Meglio che non la guardo proprio perché stanno facendo un casino con le lenzuola e tutto. E niente, stamattina mi sono stuccata anche. Oh, vi faccio vedere la scrivania. Ed l'ho fatta tutto così con lo stucco. La parte di sopra l'ho fatta interamente con lo stucco. E poi, vabbè, sia nei lati sia, vedete, all'interno. E dopo invece voglio andarmi appunto a scartavetrare questo tavolino qua che lo vado a pitturare di grigio. Deve andare a noi. Giuseppe mi ha salito una pittura grigia, però ancora non so com'è, se è un grigio scuro o un grigio chiaro. Sinceramente troppo scuro non mi piace. Mi piace con appunto con un po' più chiaro, ecco. E niente, comunque qua sta elaborando, sta al 5% ancora. Mi dice che mancano 17 minuti, però vabbè, l'elaborazione è sempre più veloce del caricamento. Vincenzo, ora sistema tutti questi cuscini per piacere. Dice Jacopo Pio. Questa pianta qua ora è verde, ma durante l'inverno mi si fa sempre secca. Ora per fortuna, ecco, appunto in estate mi si riprende ed è di nuovo bella verde. Ce l'ho già da 2 anni. Non mi ricordo come si chiama perché ho buttato anche il foglietto che c'era all'interno e me la regalò Giuseppe al mio compleanno, appunto a novembre fanno 2 anni. E per fortuna, ecco, riesco a tenerla bene perché questa qua è appunto una pianta grassa e va annaffiata all'incirca una volta al mese e poi non va neanche annaffiata ma va spruzzata appunto con lo spruzzino sulle foglie. Comunque io finisco di mettere qua online il vlog, mi vado a dare una sistemata alla faccia perché faccio pietà e niente mi danno, sono già tutta azzeccata, fa super caldo. Stanotte o stamattina penso abbia, cioè ha piovuto, no penso perché ho visto sui tetti, ecco, appunto ho bagnato, però non so se abbia piovuto stamattina oppure stanotte, non lo so sinceramente. Comunque oggi porta pioggia, speriamo che piova presto così si rinfresca un po' l'aria perché non ce la faccio più, fa troppo caldo. Vabbè, io vado a darmi una sistemata e ci vediamo.
vado a pulire le fughe, perché da quando abitiamo qua sono all'incirca 4 anni, io non le ho mai pulite e le ho già trovate così, però ho visto che qualche fuga è più bianca, quindi vuol dire che le fughe sono bianche. Quindi appunto le voglio pulire, io ho fatto già una prova davanti a tutti qua all'entrata e ci sta un'enorme differenza. Queste qua sono come si presentano appunto le fughe, vedete sono marroni e qualche parte, ecco, io vado a fare solamente il pavimento, sono molto molto marroni all'interno. Vedete, per esempio qua è un po' più bianca, qua è nera. Ora le andiamo a pulire. Come prodotto vado a usare o questo qua con candeggina che trovate all'Eurospin ad 1 euro, oppure con questo sciogli calcare, stessa cosa, lo potete trovare all'Eurospin ad 1 euro. La prima cosa che vado a fare è spruzzare il prodotto nelle fughe. Allora, se avete l'anticalcare lo mettete appunto così, altrimenti la candeggina è la stessa cosa, l'andate a spruzzare direttamente nelle fughe. Ora lo lasciamo agire un 3-5 minuti e poi dopo andiamo a strofinare con una spazzolina. Allora, o la andiamo a strofinare con una spugnetta, però io non ve la consiglio perché ci mettereste più tempo. Uso questa qua che è per appunto le scarpe ed è comodissima. Quindi ora lasciamo agire il prodotto un 3-5 minuti e poi dopo andiamo. Eccolo qua, è venuto, bimbi, è venuto super bellissimo. Qui sopra ci ho messo questo centro qua con il grigio, questa foto di me e mio marito in questa, appunto, questa cosa di legno a cuoricino, e questa casetta che io la uso come porta telecomando. Ed eccolo qua, è venuto super super carino. E niente, qui devo ancora grattare la scrivania, però purtroppo non ho la carta vetra e dovrei scendere giù alla ferramenta, ma ho i bimbi qua e quindi non vado. E niente, quindi sono super contenta di quel tavolino. Quello là era marrone, l'avete visto, l'ho presi da mio padre e bimbi, l'ho presi da mio padre, quindi con me con il marrone non stava bene, quindi l'ho voluto pitturare di bianco e sono veramente contentissima, sapevo che l'effetto sarebbe stato molto bello. Comunque io oggi vado a fare pasta e lenticchie, per Jacopo ho buttato i didalini piccolini e per noi faccio il riso. Questa cucina è un vero casino stamattina. Ok, ah, poi mi sono anche pitturata questo qua, il vasetto che avevo in mezzo al tavolo, infatti se vi ricordate era trasparente, io ci ho messo all'interno l'ovatta e invece stamattina l'ho preso e l'ho appunto pitturato di bianco, l'ho anche sotto ed è venuto super carino anche questo qua.
Niente, stamattina io quando ho la bomboletta in mano pitturerei tutto di bianco. La scrivania, non so se ve l'ho detto, la vado a fare di grigio, la pitturo di grigio. Moglie, vedi che prende la pappa, eh? C'è sonno. Comunque, dai, faccio mangiare a Jacopo e ci aggiorniamo dopo. Oggi che devo fare? Niente. Wee wee! Mi devo mettere ad editare il vlog. Oggi, se questi bimbi non si addormentano, vi giuro che li picchio perché non li sopporto più. Sanno da stamattina che stanno dando solamente fastidio. Comunque, cuciniamo che Jacopo c'è tanto sonno, mamma. C'è questo di Christian e qua c'è questo di Jacopo che già io ho girato, eh? Ho messo anche lui il formaggio. I miei bimbi sono là. Buon appetito. Finito di lavare a terra, mi sono presa anche il caffè, ora mi vado a mettere sul divano che appunto inizio ad editare il vlog. Mi sono messa qui perché la fotocamera è in carica. E niente, ecco, stamattina ho solamente appunto passato l'aspirapolvere, pulito i bagni e ho fatto i letti, vabbè, però mi sono pulita tutte le, cioè tutte, mi sono pulita il pavimento del bagno, le fughe. Non so sinceramente da quanto tempo ci sia questo pavimento, io abito qua da agosto, fanno 4 anni e sinceramente non le ho mai pulite, non ci avevo mai pensato e né niente. Stamattina mi è venuto in mente, ho visto un po' di video su appunto su YouTube e usavano loro il, ho visto qualche video che usavano il WC Net. Siccome ho visto che era a base di candeggina, io non ho il WC Net, ho usato questo spray appunto che vende Eurospin a candeggina, anche l'anticalcare. Devo dire che mi sono trovata meglio con l'anticalcare anziché con la candeggina. E si è smacchiato parecchio il pavimento, anche se qualche fuga, vabbè, è rimasta, non si è schiarita più di tanto. Ho preso anche i panni da fuori, li ho ritirati, avete visto stamattina come è venuto troppo bellino il tavolino. Sto aspettando la scrivania, io ho messo tutto lo stucco stamattina, però appunto non avendo la carta vetra e neanche la spugnetta per grattare, devo aspettare stasera che viene Giuseppe. E ve l'ho già detto, la pittura è di grigio e niente, qua oggi tira un bel venticello. Stamattina ho cercato, io avendo gli occhiali non si vede, comunque ho messo un po' di mascara e basta, un po' di fondotinta e un po' di terra, giusto per essere leggermente presentabile. Ho chiamato stamattina il parrucchiere, verrà domani, quindi domani diamo un taglio. Sì, mi taglio i capelli corti perché non ce la faccio più, mi deve sfoltire tantissimo, anche se sinceramente non li volevo tagliare perché ad agosto ci sarà il matrimonio di mia cugina e quindi volevo mettere le station che comprai per il matrimonio e siccome le pagai 100 euro, sono quelle là che si attaccano e si mettono, le volevo sfruttare un pochino perché appunto avendo i capelli corti non puoi attaccarle, si vedono, però ho pensato se faccio i capelli corti magari me le faccio tagliare e li faccio aggiungere e cercare magari di fare quando sarà il matrimonio uno chignon, vedremo. E comunque domani allora mi taglio i capelli perché non ce la faccio più, vedete li tengo sempre legati e tenendoli sempre legati se ne cadono parecchie sciocche, parecchi capelli. Dovrei cucire il pantalone a Giuseppe, però non ne ho voglia, mamma mia, mi straccia sempre i pantaloni, non ce la faccio, guarda, non lo so che vi devo dire. Vabbè, io vado a mettermi ad editare il vlog, i bimbi come al solito fanno casino, il pomeriggio non stanno dormendo più, non ce la faccio più, Jacopo sta dormendo, l'amore mio, e niente, mi vado a riposare anche io un pochino sul divano, per modo di dire, perché vado a lavorare al vlog. We'll be right back.
che devo andare a fare un servizio mentre i bimbi stanno giù con Giuseppe. Ecco qua, è arrivata anche l'ascensore, entriamo. Oh mio Dio, i bimbi stanno giù con Giuseppe che stanno appunto giocando con la bicicletta. Io mi sono messa questa maglia così, lo short, e niente, quindi io vado a fare questa commissione e Giuseppe sta con giù con i bimbi giù al palazzo. Non credo che venga con me, fa caldissimo ragazzi. Faccio vedere che cosa ho cucinato prima che mangiamo. Allora, qui c'è l'uova sode, sono tre, le sono andate già a condire con sale e limone, ora ci vado a mettere anche l'olio. Vabbè, qui c'è la pastina per Pio. Qua sono le fettine panate, non si aprono i mobili, sono le fettine panate che mi sono avanzate ieri sera con le patate al forno. Ho messo tutto insieme nella padella, quindi fettine panate, patate al forno, e poi ci ho messo una passata di pomodoro, ho diluito con acqua, ho fatto cuocere all'incirca una ventina di minuti a fiamma moderata, sale ed è pronto, è venuto buonissimo. Ecco, vedete quando il sugo si restringe ed è buonissima. Poi qua diciamo che è più per me, sandwich però a tramezzino, e c'è sotto guacamole, salmone e rucola. E poi per primo ho fatto la pasta fredda, eccola qua, ho fatto le pennette stasera e con la maionese, potete vedere, è finita la mia maionese, dove sta? Ah, l'ho buttata già. Comunque sono andata a metterci all'interno olive nere, mais, yussel, pomodori e formaggio. E ora fa per primo la pappa Pio. Io devo un attimo cucire il pantalone di Giuseppe. Ah, la pittura che andrò a fare della scrivania è questa qua. Vabbè, mi sale sempre sopra l'acqua. Comunque, la pittura è questa qua. Diciamo che è un po' più scuro di questo cuoricino. Ed è bellissima. L'ho già, appunto, prima vi ho fatto vedere scartavetrata. E niente, quindi dopo mi voglio pitturare un attimo qua. Adesso cucio un attimo il pantalone a Giuseppe, do la pappa a Pio, devo sistemare ancora tutto questo casino e via. Buon appetito. Buonasera, sono le 21:58 e io e Jacopo, che c'è? Sai dove stanno le bottiglie? In frigo.
Papà ancora non dorme? Io non sto dormendo. C'hai i denti Transformers? Sì, sì. Bravo. Vabbè, piano piano li fanno vedere. Comunque, siamo sul divano, io e Jacopo Pio, ci siamo fatti la doccia tutte e due insieme. E niente, ora ci siamo mangiati un pochino. Ci siamo mangiati un po' di granita. Dia, Cristia, prendi l'acqua, papà, e vai di là, per piacere. Dai. Prendi l'acqua, papà, e vai di là. E ci siamo mangiati anche la granita. Giuseppe me l'ha preparata il tempo che ci siamo fatti la doccia, me l'ha messa in congelatore. E niente, ho iniziato prima a pitturare un pochino la parte di sopra della scrivania. Mi dispiace, ormai il finale della scrivania lo vedrete al vlog di domani, perché appunto sono scese e quindi non mi sono messa a pitturarla. E quindi niente, mi dispiace, la vedrete domani finita. Però vabbè, vi ho fatto vedere un qualcosina e il tavolino. E comunque io per fortuna, ecco, ho editato il vlog oggi, quindi stasera niente lavoro e niente, quindi ora noi andiamo a fare la ninna, vero? Faccio il latte a questo bimbo, ma andiamo un attimo prima in bagno a tagliare le unghie, perché ha le unghie, un pochino le unghie. Gli vado a tagliare un attimo le mani, un attimo le unghie. Ora gli faccio il latte, lo faccio un po' più caldo, così il tempo che gli taglio le unghie si fanno fredde. Lo metto nel microonde e vediamo un pochino come viene. Io delle volte mi dimentico proprio e poi sinceramente non sono abituata a, appunto a scaldare il latte nel microonde. E quindi, cioè, ormai è proprio una routine di 8 anni che faccio questo, che prendo il pentolino e riscaldo il latte. Quindi non mi viene proprio la mattina magari di, cioè non ci penso proprio a dire magari ora lo metto nel microonde. L'ho fatto solamente i primi 2 giorni che mi era arrivata la cucina, poi non l'ho fatto più. E comunque vabbè, comunque ora lo riscaldo anche al microonde e vediamo un pochino. E niente, quindi io vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog. Grazie a tutti i nuovi iscritti, ma grazie anche a coloro che erano già iscritti. Vi mando un mega mega bacione a tutti quanti. Ci vediamo domani. Ciao ciao. Yeah.